nomi delle nuove corteggiatrici di uomini e donne spunta il nome di Virginia, ma che è la ex fidanzata di Ignazio Moser. Virginia Stablu, la nuova corteggiatrice di uomini e donne, sarebbe entrata nel programma per corteggiare Nicolò, il cronista entrato da poco in trasmissione. Nella puntata del Trono Classico di Uomini e Donne andata in onda ieri, verso la fine, il cronista Nicolò, a fronte di un dubbio che aveva, ha deciso davanti a tutti di chiedere a Virginia Stablu informazioni sui propri ex fidanzati. Messa alle strette, Virginia ha dovuto ammettere la sua relazione passata con Ignazio Moser, ex concorrente del GF di Blu e attuale fidanzato di Cecilia Rodriguez. Le parole di Virginia Stablu a proposito di Ignazio. Nel momento in cui Virginia Stablu ha rivelato la sua passata love story con Moser, immediatamente Nicolò ha iniziato ad accusarla di essere lì solo per fama e quindi per le telecamere. Virginia cerca di difendersi in puntata dicendo che il loro fidanzamento risale a 4-5 mesi fa e si sono lasciati dopo essersi accorti di essere due persone completamente diverse. Gianni Sperti, per sdrammatizzare la situazione, ha iniziato a chiedere a Virginia quante stelline avesse sul diario delle conquiste amorose di Ignazio, alludendo a ciò che era emerso nel GF VIP 2 riguardo ad un segreto di Moser. A quel punto, dopo averla presa un po' in giro in merito alla storia delle stelline, anche Tina Cipollari ha iniziato ad accusare la povera Virginia di essere lì solo per le telecamere. A quest'ultime citazioni la puntata è finita. Cosa è successo nella puntata di Uomini e Donne del 5 dicembre? La puntata di Uomini e Donne di ieri è stata particolarmente ricca di eventi? Tutto è iniziato con la scelta definitiva di Sabrina Dio, la quale a malincuore è stata rifiutata dallo stesso Nicolò. R2 si sarebbero scambiati opinioni molto dolci ma estremamente razionali e mature. Dopodiché, una volta che Sabrina ha ringraziato tutti ed è uscita dal programma, si è ripartiti dalla situazione lasciata a metà, che vi era tra il tronista Paolo e la corteggiatrice Angela. L'ultimo incontro tra di loro ha mostrato Angela in maniera molto seccata e infastidita dal temporeggiamento di Paolo, per questo motivo lei non ha voluto andare in esterna con il tronista. Dopo qualche minuto di discussione tra Paolo ed Angela, sono entrate nel dibattito anche le corteggiatrici Giorgia e Chiara. In un secondo momento anche Tina ha iniziato ad attaccare Paolo, finché quest'ultimo si è irritato quando è stato accusato di non essere vero e alza la voce. A seguito vi sono state le due esterne insolite dei tre nuovi tronisti. In primis Nicolò, che ha voluto incontrare tre corteggiatrici senza portarne in esterna nessuna, e poi Sara e Niloufar, che hanno voluto portare fuori quattro ragazzi per parlare e per conoscersi un po'. Alla fine Sara ha voluto portare in esterna Luigi, con il quale si è trovata molto bene e in studio ha discusso con un altro corteggiatore.